Nessuno riesce a essere femminile come lo sono io. Nessuno. Perché il mondo è governato da un apparato maschilista, paternalista, istituzionale, che vuole tenere le cose ferme. Invece il femminile fluisce. Ma io ne ho vista di gente, ho girato mezzo mondo. Io vorrei arrivare pure in America, perché il mio repertorio è international. Ma chi me lo paga l'aereo? Se io non vedo questi soldi dal popolo, io non vado avanti. Si può avere un caffè? Ma non lo posso pagare però, eh. Io ho tutte queste idee, non ho i soldi per comprare il pentagramma. Che vogliamo fare? C'è sta uno che fa una donazione. Capo, oh, capo, che c'è 2 euro messi male? Cosa? No. Mi seguiranno una decina di persone, nessuno di questi tiene una 5 euro. 5 ce l'hai? Ma scusi, non ne ha 2. Ho capito, mamma mia, oh, manco l'avessi chiesto Urenia, che sei. Non è il fatto dei guadagni, questa è la vergogna, guarda. Ci credi, no? Io stavo a zero, tutti quelli da 20 centesimi ti danno. Cioè, proprio come a dire, guarda, io mi devo svuotare sto portafoglio, ti piglia di questi che non valgono niente, capito? E te li danno così. Che ce l'avete 2 euro messi male? Ma no! Potete inviarmi in 5 minuti 5 euro, 10 euro, 20 euro, vedete voi. Se mi inviate 20 euro andiamo sul sicuro, perché non so quanto costi una... Volete fare qualcosa? Mandate 10 euro e compro il tabacco. Questa equivale alla mia missione, diciamo, perché poi c'è un discorso alchemico. Il fumo, come elabora la tua mente il fumo, la congestione del fumo. C'è tutto un discorso, come anche equivale per gli alcolici disintegrano la cellula, questo ti permette di rigenerarti se fatto in un certo modo, eccetera eccetera. C'è tutta una scienza dietro. Poi ci stanno quelli che si disiscrivono dai miei social, mandatemene. Uno che mi fa la donazione a me mi può fare 100.000 euro, 20 euro, 15 euro, 5 euro, non fa differenza. Io trovo l'ultimo, quello che ha secondo me maggiore bisogno, vado lì e soddisfo quel bisogno. Vedete, io mi incazzo, ma io rimango aperto. Questa è la differenza! È la mia famiglia che mi sostiene. Da parte vostra non vedo niente. La vera vita inizia da un certo punto in poi. Per dirci, non voglio usare linguaggi scurrili, ma porco disse! Io so che in me c'è la specie umana. Io sono l'uomo. Mi accingo a leggere. L'ho visto cacciare una sigaretta, gliel'ho chiesta. E mi ha risposto guardandomi dall'alto in basso. No, non ce l'ho. Con un atteggiamento. Che se non esiste la legge qui, io ti mangio la faccia. Io ho questi lati perché è la mia missione. Io vi sto a fare un piacere se rimango in vita. Perché almeno vi posso ancora dire ste cose. Tra un po' forse non ci rimarrà nessuno che potrà continuare ad affermare questi criteri di giustizia. Ti mangio la faccia. La gente vuole l'idolo, perché io somiglio esteticamente a qualcuno, no? Una vita votata al sacrificio, non so, forse mi ritornerà, chissà. Fosse solo per me, io gli mangiavo la faccia a quello lì, oggi. Questo è il senso di tutto quello che sto facendo e portando avanti, come anche è il senso del messaggio di Gesù. La gente è affascinata dalla mia presenza, ma nessuno lo mette in conto. A me nessuno mi può prendere in giro. I deboli hanno bisogno delle regole, il forte non ce n'ha bisogno. E non ce n'ho bisogno, io capisco automaticamente, lo diceva il maestro. O con me o contro di me, mettiamocelo in testa. A un certo punto Tony Montana risponde al suo ex oramai capo, Lopez, perché si è seduto vicino alla sua donna. Ma arriva Lopez nel club e dice: Tony, ma che fai? Stai con la mia donna? Tony lo guarda e dice: capo, lo sai che cosa comanda qui? Le palle. Se verrà uno più in alto di me mi correggerà, io mi correggerò. Fino adesso non l'ho trovato. Se voi aveste un attimo di acume dovreste dire: guardate, signore e signori, questo è un re. Questo è un re. Dice le cose come stanno. Chi è che dice questo? Io e Mark Pass per adesso. Non con...
che stanno diffondendo, parlando della legge naturale a questi livelli. Non ha alcuna personalità, non gliene frega niente, rimane nella neutralità. Ordinerò di essere servito, a mia disposizione. Se vado lì, mangio. È un mio diritto. Se non ho soldi, è un mio diritto. Però al posto di buttarli sti cornetti, li metti qua davanti. Perché non lo posso vedere? Magari non c'ho fame. Non lo voglio vedere che stanno dentro all'immondizia, buttati là. Quello come ristorante, come tutta la città. Sto solo aspettando che me l'accettano, se me l'accetteranno. La carta RDC. Avrò 500 euro, faremo targhe autoprodotte, riaggiusto l'automobile, ci sposteremo. Io ho esercitato il diritto di ottenimento di quei mezzi, circa 300-400 mila euro, tra motorò, strumenti musicali, chitarre, microfoni, computer, cose che ti sono dovute. Tra camper, strumenti musicali, eccetera, eccetera, al Ministero dell'Interno. Che sono cose che ti sono dovute. Io posso prendere qualsiasi treno, ho questi atti, elettronicamente, io faccio vedere l'atto dal telefono, mi ferma il controllore, io non pago il biglietto e dico: vedi che io ho parlato al tuo capo e non ho ricevuto risposta. Andremo avanti. La legge naturale è inevitabile. Inevitabile! Anche se questo sistema si sta creando delle insolazioni nelle sue disfunzioni del cervello sinistro maschile, nella creazione di ideologie quali solipsismo. Comunque, regà, viviamo in una società dove non ci sono valori. Così materialista, questa società in cui purtroppo i valori fondamentali stanno cedendo il passo ad un relativismo.